Amici di Telepace, un cordiale saluto a tutti voi da Don Giuseppe Lonia. Le immagini che state vedendo vi giungono in diretta dalla Basilica Cattedrale di Messina, dove tra poco avrà luogo la celebrazione eucaristica e il rito di beatificazione del servo di Dio Monsignor Antonio Franco. Siamo all'interno della cattedrale di Messina e stiamo per attendere l'arrivo del cardinale che presiederà questa solenne celebrazione eucaristica con il rito di beatificazione del servo di Dio, il prelato Monsignor Antonio Franco, prelato ordinario e abate di Santa Lucia del Mela. Accoglieremo tra poco il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi e rappresentante del Santo Padre. Insieme vivremo, carissimi amici, questa celebrazione che è dono per tutta quanta la Chiesa universale, dono in modo particolare per la nostra Chiesa di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, che si appresta ad accogliere tra la schiera dei Beati un suo amato pastore, un uomo, un sacerdote, zelante, così come prevede anche, ascolteremo durante il rito questa sera, zelante nella carità, zelante nella fede, nel testimoniare tutto quello che il Signore attraverso di lui ha potuto realizzare. Ecco, vedete nelle immagini, tra poco si attende proprio l'arrivo del cardinale, l'accoglienza solenne da parte delle autorità religiose della nostra arcidiocesi e del nostro arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Lapiana, che insieme al cardinale sarà uno dei concelebranti di questa solenne celebrazione con il rito di beatificazione. Insieme a me seguiremo, ecco, questo solenne momento, questa solenne celebrazione, insieme a me Rachele Gerace, con la quale, ecco, commenteremo questi i vari momenti di ciò che insieme a cui parteciperemo. Rachele, è un momento importante per tutta la nostra Chiesa, quello che stiamo per vivere. Intanto buonasera a tutti i telespettatori, buonasera a lei Padre Giuseppe. Sì, è un momento, come dicevamo, importante, perché si tratta della prima beatificazione fondamentalmente della nostra Chiesa locale, anche se già precedentemente nel 1988 il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva canonizzato un'altra nostra figura messinese, quella di Eustochia Calafato. Bene, vediamo proprio in questo momento l'arrivo del cardinale Angelo Amato e l'accoglienza insieme al nostro arcivescovo, insieme al vicario generale Monsignor Carmelo Lupò e tutti i prelati della Chiesa messinese che stanno in questo momento proprio accogliendo il cardinale. Thank you.
Ricordiamo che la beatificazione è un atto del Romano Pontefice con il quale si permette che un servo di Dio, accertata l'eroicità delle sue virtù e l'esistenza di un miracolo attribuito alla sua intercessione o il martirio subito per la fede, possa essere venerato pubblicamente in una determinata regione o diocesi o comunità religiosa, appunto con il titolo di beato. Stiamo vedendo con l'accoglienza del Cardinale Angelo Amato, che ora si soffermerà dinanzi al Santissimo Sacramento per una breve pausa, per una preghiera, per salutare il padrone di casa, ecco, per iniziare appunto questa celebrazione nel modo più giusto. Cardinale, insieme all'arcivescovo, a tutti gli altri vescovi concelebranti, sacerdoti, si recano ora in sacrestia per prepararsi appunto alla celebrazione. E intanto, ecco, parliamo un attimo di colui che diventa il protagonista anche di questa serata, il servo di Dio Antonio Franco. Nella clip che tra poco vedremo, che stiamo per vedere, una breve presentazione biografica del servo di Dio, per comprendere anche, calare dentro l'epoca storica in cui lui ha vissuto, la sua vita, le sue opere, quello che lui ha potuto realizzare e che il Signore ha realizzato servendosi di lui. Monsignor Antonio Franco nacque a Napoli il 26 settembre 1585 da nobile famiglia di origine spagnola, quale terzogenito di 6 figli. Manifestò fin da piccolo una particolare bontà d'animo e una fede viva e sincera che seppe coltivare nel tempo con assidua e quotidiana preghiera. Fu pure dotato di spiccate qualità intellettuali che affinò nello studio delle scienze umanistiche, teologiche e giuridiche, fino a conseguire, a soli 17 anni, il dottorato in diritto civile e canonico. A 21 anni si sentì chiamato al sacerdozio e venne inviato dal padre a proseguire gli studi ecclesiastici, prima a Roma e poi a Madrid. Nel 1610, all'età di 25 anni, fu ordinato presbitero. Il 14 gennaio 1611 fu nominato cappellano reale dal re Filippo III di Spagna. Presso la corte di Madrid rifulsero le sue virtù sacerdotali, tanto che lo stesso sovrano, che lo stimò profondamente, il 12 novembre 1616 lo designò cappellano maggiore del Regno di Sicilia, prelato ordinario ed abate della prelatura Nullius di Santa Lucia del Mela. Il 18 maggio 1617 Monsignor Antonio Franco fu accolto festosamente dai fedeli lucesi quale 36esimo prelato della storica circoscrizione ecclesiastica, istituita nel 1206 dall'imperatore Federico II di Svevia e unita nel 1986 all'arcidiocesi di Messina e alla diocesi di Lipari. Nei suoi 9 anni al governo della prelatura, incarnò mirabilmente il modello di pastore delineato dal Concilio di Trento, tanto che il suo zelo apostolico
fu paragonato a quello di San Carlo Borromeo. Fu totalmente dedito alla cura delle anime, alla carità verso i poveri e gli ammalati, alla lotta contro l'usura e alla ricostruzione della cattedrale, per la quale impiegò il suo personale patrimonio. Tutto ciò, unitamente al suo intenso spirito di preghiera e di penitenza, che si esprimeva anche nelle mortificazioni corporali, gli valse una larga fama di santità già a partire dalla sua prematura morte, che lo colse, non ancora 41enne, il 2 settembre 1626. Il 30 dicembre 1975 fu avviata la causa di beatificazione e canonizzazione di questo pastore esemplare, culminata con il decreto di riconoscimento delle sue virtù eroiche, 14 gennaio 2011, con il decreto di riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione, 20 dicembre 2012, e finalmente con la sua solenne beatificazione, il 2 settembre 2013. Siamo sempre all'interno della cattedrale, della Basilica Cattedrale Protometropolitana di Messina, nell'attesa che inizi la solenne celebrazione, il rito di beatificazione di Monsignor Antonio Franco, pastore zelante, pastore secondo il cuore di Cristo. Rachele, penso che sia una figura ancora tutta per noi da riscoprire. Certamente avremo modo, ci sarà modo, ecco, ancora in tanti momenti in avanti, negli incontri, in tante occasioni, di poter riscoprire anche la freschezza un po' di questa figura. Abbiamo ascoltato un pastore zelante che vive a cavallo tra il 1500 e il 1600, un'epoca non facile, ma siamo subito dopo il Concilio di Trento, così come noi ci ritroviamo bene o male dopo il Concilio Vaticano II, dopo due concili importanti, pronti per ripartire, pronti per dare, ecco, man ferma in tante situazioni. Assolutamente sì, una figura che si attualizza proprio per questo suo impegno, non solo in ambito religioso ma anche in ambito civile, impegno per quanto riguarda la difesa dei poveri, dei deboli, per la lotta a tanti problemi della società del tempo. Ma a proposito proprio della figura di santità, c'è da dire questo, che proprio Monsignor Porsi, postulatore, già nel 2003 in un articolo dell'Osservatore Romano affermava come effettivamente non esistono, o meglio non c'è distinzione tra santi antichi e santi moderni, infatti tutti quanti appartengono all'unica santità della Chiesa, tutti quei fedeli che si sono distinti per santità e virtù in qualsiasi epoca sono vissuti. Dunque sulla via della santità, e il servo di Dio Antonio Franco ci indica una via particolare, una via fatta di carità, soprattutto verso i poveri, verso gli umili, gli indifesi, all'interno di quello che è stato il suo servizio anche per la giustizia, una giustizia anche umana, ecco, inquadrando un po' l'epoca particolare in cui si trovò a vivere, in cui dovette esplicitare il suo ministero. Un po' strano, ecco, non rispondente certamente ai nostri tempi, sarebbe qualcosa di anacronistico di per sé, ecco, un alto prelato che di per sé viene indicato dal re come cappellano regio, inviato nel regno di Sicilia,
anche con una funzione pubblica, una funzione sociale, ma dall'altro lato anche prelato, ecco, di questa porzione del popolo di Dio, la prelatura Nullius di Santa Lucia del Mela. Una cosa strana, perché non si tratta di una diocesi, è una realtà particolare la prelatura, cioè una porzione di popolo di Dio, per lo più erano 10.000 persone, quindi abbastanza piccola, una porzione per dare conto anche a loro, per cercare di vivere pastoralmente in questo territorio, non sganciato da tutto il resto, da tutta l'altra realtà, ma in diretto contatto certamente di chi lo aveva inviato in questa terra, e quindi dal re allora di Spagna, da tutti coloro che si sono serviti anche dell'opera del nostro servo di Dio. Sì, diciamo che massimo fu proprio l'impegno di Monsignor Antonio Franco, soprattutto nel regolare la sfera morale del suo popolo. Infatti egli, come già dicevamo, combatté fortemente l'usura e gli usurai, contro cui emanò addirittura un rigoroso editto. Avversò anche la bestemmia e fu particolarmente esigente e rigoroso nella santificazione delle feste e del riposo festivo. Ovviamente, diciamo che fu anche molto severo nella repressione degli scandali di tipo sessuale, quali adulterio, unioni illecite o violazione della dignità femminile, soprattutto delle giovani donne. E poi, in forza proprio del cosiddetto mero e misto impero, che lo autorizzava a regolare, a correggere, a punire non solo come pastore ma anche in qualità di legislatore civile, ricordiamo proprio che egli aveva seguito gli studi di diritto canonico, e intervenne spesso anche in materia di giustizia, di criminalità, di condanne e di assoluzioni per i vari delitti che venivano commessi all'epoca. Nel frattempo state così ammirando l'interno, ecco, della nostra Basilica Cattedrale, che oggi un po' si è vestita a festa, ecco, potremmo dire, per questo evento, non solo, ecco, esteriormente, non solo nelle persone, nei tanti fedeli che da ogni parte gremiscono la nostra cattedrale, soprattutto provenienti dalla Valle del Mela, dalla zona in cui è vissuto, ha operato il servo di Dio. Quindi da Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, la zona di Barcellona, di Milazzo, ecco, tanti pullman, tanti fedeli hanno gremito la nostra cattedrale sin dalle prime ore del pomeriggio per essere presenti, per poter partecipare. Ma la cattedrale si veste a festa anche, ecco, così come possiamo notare dal modo con cui questa sera si presenta per vivere questo evento, un evento particolare per tutta la nostra arcidiocesi. Potete notare, per esempio, ecco, nell'altare maggiore la settecentesca manta d'oro della Madonna della Lettera, la patrona della nostra arcidiocesi, della nostra città, che viene proprio esposta solo in alcune occasioni, e una di queste senz'altro è quella che viviamo proprio questa sera. Solitamente questa manta d'oro viene esposta per noi il giorno della solennità della nostra patrona, della Madonna della Lettera, che è il 3 giugno. Il suono della campana, ecco, predice che tutto è pronto per iniziare, tutto è pronto per l'inizio di questa solenne celebrazione eucaristica, ricordo presieduta dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi e rappresentante del Santo Padre Francesco. Insieme a lui i concelebranti principali, Sua Eminenza il Cardinale Romeo, Arcivescovo di Palermo e Presidente della Conferenza Episcopale Sicula, il nostro Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Calogero Lapiana, Arcivescovo Metropolita di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela. Il coro intona intanto l'antifona: il Signore ha stabilito con lui un'alleanza di pace.
lo ha fatto principe del suo popolo e lo ha costituito sacerdote per sempre. La processione introitale a questa celebrazione è aperta dal gruppo dei giovani della comunità del seminario arcivescovile San Pio X che curano il servizio liturgico di questa celebrazione, mentre i canti che ascolteremo sono curati dal coro diocesano Santa Maria della Lettera, formato dai cantori provenienti da un po' da tutta l'arcidiocesi che da diverso tempo, da diversi anni ormai sono messi insieme per curare le celebrazioni più importanti che viviamo all'interno soprattutto della Basilica Cattedrale. Numerosi anche i sacerdoti, i diaconi presenti alla celebrazione che vedete sfilare nella processione di ingresso, che sono accorsi un po' da tutta la nostra arcidiocesi per condividere, vivere insieme questo momento fondamentale anche della storia della nostra chiesa locale. Colui che per tanti secoli anche nella cittadina di Santa Lucia del Mela, addirittura per la sua fama di santità, è stato acclamato e continuava ad essere acclamato già il Beato Franco. Addirittura a San Filippo del Mela, una delle nostre cittadine, uno dei comuni vicini a Santa Lucia del Mela, una via è stata intitolata proprio al Beato Franco, perché la gente da sempre, ecco, lo ha acclamato così, da sempre lo ha pensato, da sempre lo ha amato, si è avvicinata, ha avuto questa profonda venerazione
per colui che ha dato un po' la vita, ecco, si è speso per il suo popolo, per questa cittadina, per la prelatura Nullius di Santa Lucia del Mela. Sì, a questo proposito, una curiosità, un sacerdote anonimo nativo di Santa Lucia, proprio per esprimere l'efficacia e il frutto dell'azione pastorale di Monsignor Franco, arrivò a dire che durante il suo governo la prelatura si era trasformata in una sorta di oasi cristiana. E questo sacerdote diceva appunto: era infine questa deliziosa mia patria un terrestre paradiso, irrigato con limpide acque della dottrina di questo Franco. Non sorprende quindi, direi, che il ricordo e l'ammirazione del ministero di pastore di Monsignor Antonio Franco sono ancora oggi molto vivi tra l'odierna popolazione dell'ex prelatura di Santa Lucia. Sì, nel frattempo, ecco, entrano in cattedrale anche tutti i vescovi concelebranti, diversi provenienti da tutta la nostra Sicilia, ma anche da oltre la nostra Sicilia. Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Cristina, arcivescovo di Catania, Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Muratore, vescovo di Nicosia, Monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa. Abbiamo la presenza anche di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Marra, che è stato arcivescovo nella nostra arcidiocesi prima di Monsignor Lapiana, quindi arcivescovo emerito. Sua Eccellenza Monsignor Francesco Sgalambro, vescovo emerito di Cefalù e già ausiliare della nostra arcidiocesi. Sua Eccellenza Monsignor Francesco Miccichè, vescovo emerito di Trapani e già ausiliare anche lui della nostra arcidiocesi. Monsignor Carmelo Cuttitta, il vescovo ausiliare di Palermo. E insieme a loro il nostro vicario generale, Monsignor Carmelo Lupò, e Monsignor Giampaolo Rizzotti, capo ufficio della Congregazione per le cause dei Santi. Ha fatto il suo ingresso anche Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, che presiede, ci dà l'onore di presiedere proprio questa celebrazione, in rappresentanza appunto del Santo Padre Francesco. Ricordiamo anche che il nostro vicario generale, Monsignor Carmelo Lupò, è stato anche il coordinatore della commissione tecnico-religiosa culturale che si è occupata proprio delle varie fasi dall'emissione dell'ultimo decreto sino a oggi, sino al 2 settembre, che hanno portato appunto alla beatificazione di Monsignor Antonio Franco. E ricordiamo proprio che sarà proprio il vicario generale a sostituire il postulatore, Monsignor Luigi Porsi, che per motivi di salute purtroppo questa sera non può essere presente a questa solenne celebrazione, quindi sarà proprio il vicario generale, durante il rito di beatificazione, a dare delle linee biografiche sulla vita del servo di Dio.
tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia, per amore di Davide tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sono presenti a questa nostra concelebrazione anche dei sacerdoti che bene o male sono stati impegnati nella causa, nello svolgimento anche di tutto quanto il processo verso la beatificazione. Ci sono i membri della commissione un po' preparatoria in vista della beatificazione, quindi Don Giuseppe Turrisi, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, Don Francesco La Camera, membro della commissione e direttore dell'ufficio amministrativo diocesano, Don Giovanni Scimone, direttore dell'ufficio tecnico diocesano, ecco, tutti e tre membri di questa commissione, insieme a dei sacerdoti prettamente interessati del territorio di Santa Lucia del Mela, alcuni canonici del capitolo come Monsignor Santi Colosi e Monsignor Giuseppe Trifirò. Ma ora, ecco, ascoltiamo il Cardinale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli carissimi, in questo glorioso giorno in cui il venerabile servo di Dio Antonio Franco viene proclamato beato, mossi dallo Spirito di Dio e obbedienti alla voce del Padre, offriamo la nostra vita insieme a quella di Cristo nostro Salvatore, perché anche in noi si manifestino i frutti della santità. Riconosciamo dunque umilmente i nostri peccati, confidando nella misericordia del Padre. Signore, che nel battesimo rendi i tuoi figli compartecipi della tua stessa natura divina, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Cristo, confermato e inviato dallo Spirito per annunziare ai poveri il lieto messaggio di salvezza, abbi pietà di noi. Cristo eleison. Cristo eleison. Cristo eleison. Signore, che hai affidato alla tua Chiesa il ministero della evangelizzazione, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ora tutti si metteranno a sedere e Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Calogero Lapiana, Arcivescovo Metropolita di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, insieme al Vicario Generale Monsignor Carmelo Lupò, si avvicineranno al Cardinale Angelo Amato, rappresentante del Santo Padre, chiedendo che si proceda alla beatificazione del venerabile servo di Dio Antonio Franco. Eminenza reverendissima, la Chiesa di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela ha umilmente chiesto al Sommo Pontefice Francesco di voler iscrivere nel numero dei beati il venerabile servo di Dio Antonio Franco, prelato ordinario e abate dell'allora prelatura Nullius di Santa Lucia. Monsignor Antonio Franco nacque a Napoli il 26 settembre 1585 da nobile famiglia di origine spagnola, quale terzogenito di 6 figli. Manifestò fin da piccolo una particolare bontà d'animo e una fede viva e sincera che seppe coltivare nel tempo con assidua e quotidiana preghiera. Fu pure dotato di spiccate qualità intellettuali che affinò nello studio delle scienze umanistiche, teologiche e giuridiche, fino a conseguire a soli 17 anni il dottorato in diritto civile e canonico. A 21 anni si sentì chiamato al sacerdozio e venne inviato dal padre a proseguire gli studi ecclesiastici prima a Roma e poi a Madrid. Nel 1610, all'età di 25 anni, fu ordinato presbitero. Il 14 gennaio 1611 fu nominato cappellano reale del re Filippo III di Spagna. Presso la corte di Madrid rifulsero le sue virtù sacerdotali, tanto che lo stesso sovrano, che lo stimò profondamente, il 12 novembre 1616 lo designò cappellano maggiore del Regno di Sicilia, prelato ordinario ed abate della prelatura Nullius di Santa Lucia del Mela. Il 18 maggio 1617 Monsignor Antonio Franco fu accolto festosamente dai fedeli lucesi quale 36esimo prelato della storica circoscrizione ecclesiastica istituita nel 1206 dall'imperatore Federico II di Svevia e unita nel 1986 all'arcidiocesi di Messina e alla diocesi di Lipari. Nei suoi 9 anni al governo della prelatura
incarnò mirabilmente il modello di pastore delineato dal Concilio di Trento, tanto che il suo zelo apostolico fu paragonato a quello di San Carlo Borromeo. Fu totalmente dedito alla cura delle anime, alla carità verso i poveri e gli ammalati, alla lotta contro l'usura e alla ricostruzione della cattedrale, per la quale impegnò il suo personale patrimonio. Tutto ciò, unitamente al suo intenso spirito di preghiera e di penitenza, che si esprimeva anche nelle mortificazioni corporali, gli valse una larga fame di santità già a partire dalla sua prematura morte, che lo colse non ancora 41enne il 2 settembre 1626. Il 30 dicembre 1975 fu avviata la causa di beatificazione e canonizzazione di questo pastore esemplare, culminata con il decreto di riconoscimento delle sue virtù eroiche il 14 gennaio 2011, con il decreto di riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione il 20 dicembre 2012 e finalmente oggi con la sua solenne beatificazione. Ora, mentre tutta l'assemblea è in per piedi, incarico di Sua Santità Papa Francesco, do lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei beati il venerabile servo di Dio Antonio Franco. Littere apostolice. Nos vota fratris nostri calogeri la piana, archiepiscopi metropolite mensanensis liparensis sancte luce, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multorunque Christi Fidelium explentes, Lipari, Santa Lucia del Mela, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio, Antonio Franco, prelato ordinario ed abate di Santa Lucia del Mela, pastore secondo il cuore di Cristo, zelante testimone della carità evangelica, d'ora in poi sia chiamato beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto ogni anno il 2 settembre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato in Roma il 24 agosto, nell'anno del Signore 2013, primo del nostro pontificato. Bismillesimo terzo decimo, pontificatus nostri primo, Franciscus Papa. Solenne Amen cantato dall'Assemblea e dal coro sancisce questo momento così importante in cui viene scoperta l'immagine ufficiale del nuovo beato, ma anche, ecco, l'urna che contiene il corpo incorrotto del servo di Dio Monsignor Antonio Franco, questa eccezionalità, questa particolarità anche del nostro beato, di cui conserviamo appunto il corpo incorrotto.
che resterà nella nostra Basilica Cattedrale per la venerazione dei fedeli fino a giorno 13. E davanti al corpo incorrotto, davanti a quest'urna, vengono portati ora dei ceri, dei fiori, posti ad ornamento. E il Cardinale Amato, proprio in segno di venerazione, sarà davanti all'urna ad incensare, a venerare appunto il corpo. Questo canto gioioso di festa e con le campane che, se sentite di fuori della cattedrale, suonano appunto a festa, ecco, tutta la nostra chiesa gioisce per il dono di questo nuovo beato. La nostra chiesa locale certamente, ma la chiesa universale è un dono per tutta quanta la chiesa. Come dicevo, il cardinale si sta recando davanti all'urna per incensarne il corpo incorrotto, venerare il corpo incorrotto del beato Antonio Franco. Te Deum, Laudamus Te Dominum Confitemur. Adesso il cardinale si appresta a ritornare alla sede. Abbiamo visto, abbiamo notato anche la presenza di diversi sindaci, sindaci dei paesi, delle cittadine di Santa Lucia delle Mela, di San Filippo, della Valle del Mela, ma anche diverse autorità della nostra città. Sono presenti diverse autorità civili e militari della nostra città in rappresentanza del nostro sindaco, il dottor Sergio Todesco, assessore alla cultura. E adesso il nostro arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Calogero Lapiana, avvicinandosi al cardinale,
rivolgerà delle parole di ringraziamento per ringraziare anche lui, il Santo Padre Francesco, per la proclamazione del Beato. La Chiesa di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela riconosce al successore dell'Apostolo Pietro, il Papa Francesco, e al suo predecessore, il Papa Emerito Benedetto XVI, per la beatificazione del venerabile servo di Dio Antonio Franco, rende grazie al Dio tre volte santo e a lui innalza l'inno di lode. Il cardinale in questo momento si è avvicinato all'arcivescovo Monsignor Lapiana e ora al vicario generale Monsignor Carmelo Lupo, consegnando appunto la copia della lettera apostolica del Santo Padre. Abbiamo visto anche in questo momento Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Marra, arcivescovo emerito della nostra arcidiocesi. Ora ecco il canto del Gloria.
Preghiamo. Cristo, buon pastore, hai suscitato nella tua Chiesa il beato Antonio Franco Abate, ricolmo di spirito di preghiera e di penitenza. Per sua intercessione concedi a noi di imitarlo nella carità, perché nel mondo trionfi la giustizia e guidati dal suo esempio viviamo sempre nella fedeltà al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Signore il mio pastore non manco, non manco.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me ed io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diverranno un solo gregge, un solo pastore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Eminenza, eccellenza, signor arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, carissime eccellenze, cari sacerdoti concelebranti, eccellenza, autorità civili e militari, associazioni, consacrati e consacrate, cari fedeli, oggi la Chiesa di Messina
e in festa per la beatificazione del venerabile Antonio Franco, prelato ordinario di Santa Lucia del Mela, vissuto, come abbiamo già sentito, tra il 1585 e il 1626. Si tratta di un sacerdote cosiddetto tridentino, perché modellato sull'esempio di San Carlo Borromeo, pastore interamente dedito alla cura dei fedeli, alla loro istruzione e soprattutto alla loro edificazione col buon esempio di una vita santa. C'è da notare che la diffusa fama di santità del nostro beato è giunta intatta e viva fino a noi. Ne sono testimonianza sia il titolo spontaneo di beato che la devozione popolare gli ha attribuito da sempre e che oggi Papa Francesco riconosce ufficialmente, e sia la venerazione del suo corpo, come vedete qui, in una preziosa urna di cristallo, privilegio davvero eccezionale, perché riservato solo ai beati e ai santi, e sia infine la celebrazione di una messa il 2 settembre, anniversario della morte, considerata dai fedeli quasi una festa di precetto, segnata da una partecipazione plebiscitaria nella preghiera. C'è da aggiungere che il processo di beatificazione, iniziato a poco più di 10 anni dalla morte del nostro beato, ha subito ben 7 interruzioni e si è concluso felicemente solo in questi ultimissimi anni con il decreto, ne abbiamo già sentito parlare prima, sull'eroicità delle virtù e sul miracolo nel 2012. Abbiamo anche sentito che Antonio Franco visse solo 41 anni, sufficienti però per raggiungere le vette della santità. Laureatosi in utroque iure, non volle esercitare la sua professione di avvocato perché nei tribunali, così diceva lui, spesso la giustizia viene mortificata perché, sono sue parole, parlano più i codici dell'interesse, i paragrafi degli ori e i digesti delle affezioni che le bilance d'Astrea, che era la dea della giustizia. Seguì quindi la vocazione sacerdotale e a 17 anni era già chierico. Poi abbiamo sentito parlare che si è trasferito prima a Roma e poi in Spagna, fu ordinato sacerdote e nel 1616 Filippo III lo nomina prelato di Santa Lucia del Mela. A quel tempo la prelatura aveva circa 4.200 abitanti, quasi tutti contadini e pastori. Nel governo di questa diocesi il servo di Dio si distinse per la sua sapiente opera pastorale, migliorando la vita religiosa del clero e del popolo. Ancora vivente, Monsignor Antonio Franco era venerato per la sua vita santa e per la sua fama di taumaturgo, con interventi prodigiosi a favore degli ammalati e dei contadini. Questi ultimi chiedevano la pioggia per i loro campi o l'allontanamento delle intemperie dai loro raccolti. Morì in odore di santità il 2 settembre 1626, stroncato dalle penitenze e dalle continue astinenze. Cari fedeli, un beato si distingue da noi per l'eroicità delle sue virtù, e cioè per l'eccellenza della sua vita di fede, di speranza e di carità. Come si manifestava la sua fede?
si manifestava nello studio, nella meditazione, nell'assimilazione della parola di Dio, nella preghiera continua, nella celebrazione e nell'adorazione dell'Eucaristia, nella filiale devozione alla Madonna, nell'impegno per la catechesi e per l'istruzione religiosa dei piccoli, degli sposi, dei grandi. La sua eroica speranza poi è testimoniata dal distacco dalle realtà terrene, dal mondo. Lui era un nobile, dalle sue attrattive, dall'orientamento costante alle realtà celesti, alle cose di lassù, tenendo presente il detto della scrittura: non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Fede e speranza erano alimentate dalla sua carità eroica. Un biografo scrive: ardeva tanto di carità che né in sé, né negli altri, voleva un'azione che potesse essere censurata alla prova dell'amore. E aggiungeva che il nostro beato puniva severamente ogni parola che non fosse modesta, ogni gesto che non fosse purificato dalla fiamma della carità, per diventare oro pregiato di altissima caratura. La carità lo rendeva delicatissimo di coscienza. Un giorno il nostro stava guardando la gente di corte che giocava nel giardino del palazzo. Uno dei giocatori fece uno sgarbo a un compagno di gioco. Il nostro beato, sorridendo, gli disse: tu hai vinto perché hai giocato con quattro occhi. Lo rimproverò in pratica. Subito dopo, però, pensandoci, il nostro beato si dispiacque enormemente per quell'apprezzamento poco caritatevole e si punì con una severa disciplina. La carità si accendeva nella celebrazione della messa e nella comunione eucaristica. Era talmente profonda questa devozione che in lui la magnificenza del prelato si univa a una profonda umiltà e a un basso sentire di sé. Era poi proverbiale la sua carità verso i poveri. Mandava il suo cappellano in giro per la città con elemosine in soccorso del prossimo bisognoso, soprattutto delle povere giovani da marito, alle quali provvedeva con una dote congrua. Non aveva limiti nel dare. Dava secondo il bisogno, dava tanto da ridursi a essere più povero dei poveri. Questa sua carità fu da lui esercitata anche verso gli ammalati, che visitava spesso e al cui capezzale accorreva anche di notte per prepararli all'ultimo passo. A ragione, l'odierna liturgia della parola applica al nostro beato l'esultanza del profeta Isaia, che dice: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza. L'odierna lettura evangelica parla di Gesù buon pastore, che conosce le sue pecore, le chiama per nome, ne accura, le protegge. In filigrana noi vediamo, nell'immagine di Gesù buon pastore, la figura del nostro beato. Per questo facciamo una nostra considerazione che riguarda la sua carità pastorale. Per un vescovo non è sufficiente essere personalmente santo. Bisogna anche che egli educhi i suoi sacerdoti, i suoi fedeli, ad avere costumi onesti, pii, evangelici. Ebbene, il nostro beato spese gli ultimi anni della sua vita proprio alla formazione del popolo di Dio,
alla cui santificazione contribuì con i sinodi diocesani annuali, con le ammonizioni emesse con prudenza e avvedutezza, con le solenni feste religiose, con la preparazione e la frequenza ai sacramenti, con le visite alle chiese, ai monasteri, agli ospedali, alle confraternite, con l'istruzione civile e religiosa dei piccoli, con l'istituzione di scuole per i giovani e le giovani. Si interessò anche della promozione delle vocazioni, della formazione iniziale dei chierici e anche della formazione permanente dei sacerdoti. Si narra che con la sua solerzia e il suo zelo, alla sua morte lasciò in Santa Lucia del Mela un clero di ben 70 presbiteri secolari e di 80 chierici, senza tener conto dei sacerdoti regolari e dei religiosi, fatto, dicono gli storici, notevolissimo per una piccolissima diocesi. Per questo suo cuore pieno di misericordia e di bontà, Papa Francesco, nella sua lettera di beatificazione, chiama il nostro beato a ragione pastore secondo il cuore di Cristo, zelante testimone della carità evangelica. Ebbene, concludo. Cosa dice a noi tutti il nostro beato? Credo che a tutti noi, sacerdoti e laici, grandi e piccoli, a tutti noi spetta raccogliere l'eredità evangelica del beato Antonio Franco, fatta di santità, di carità, di bontà, aprendoci con generosità alle necessità dei poveri e dei bisognosi. La nostra fede e la nostra carità si traducano in opere buone da compiere in famiglia, sul lavoro, nella società. I 4 secoli che ci separano da lui non ne attenuano il messaggio, ma anzi lo rafforzano, perché anche oggi i poveri sono in mezzo a noi e anche oggi il cristiano è chiamato dal Signore a essere buon samaritano per i feriti nel corpo e nello spirito che invocano la nostra carità. Siamo generosi come fu sommamente generoso il nostro beato. E sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato insieme l'omelia del Cardinale Presidente, Sua Eminenza il Cardinale Amato. Questa pausa di silenzio serve per accogliere ancora il dono della parola che è stata spezzata per tutta quanta l'Assemblea. La celebrazione prosegue poi con la professione di fede, momento straordinario in questa particolare circostanza e nell'ambito dell'anno della fede voluto dal Papa Emerito Benedetto XVI. Allora tutti insieme faremo questa solenne professione di fede rispondendo, acclamando insieme, aiutati dal coro, credo, Amen. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Amen.
credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Confortati dalla testimonianza del Beato Antonio Franco, supplichiamo Dio nostro Padre che porti a compimento l'opera di santificazione che ha iniziato. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, o Padre, il tuo spirito di santità. Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità. Per il Papa Francesco, il nostro Vescovo Calogero e tutti i ministri ordinati, verso i quali il Beato Antonio Franco non ha risparmiato zelo ed energie pastorali, perché nell'esercizio del loro ministero sappiano armonizzare la vita interiore con l'autentica carità pastorale e come strumenti vivi di Cristo, eterno sacerdote, prolunghino nel tempo la sua opera di redenzione. Noi ti preghiamo. Per quanti sono stati chiamati a promuovere la dignità della persona umana e il bene dell'intera società, perché ad imitazione del Beato Antonio Franco combattano le disumane piaghe sociali, lo sfruttamento dei poveri e sappiano esercitare nella giustizia e nella carità il loro servizio, inducendo alla conversione e al pentimento chi ha sbagliato. Noi ti preghiamo. Donaci, Padre, il tuo spirito di santità. Per i poveri, gli ammalati e gli emarginati, tanto cari al cuore pastorale del Beato Antonio Franco, perché nella solidarietà dei fratelli possano sperimentare la consolante presenza del Signore Buon Samaritano, noi ti preghiamo. Per i ministri, i genitori, i catechisti e gli educatori della fede, perché come il Beato Antonio Franco sappiano riconoscere nei segni dei tempi le tracce dell'azione dello Spirito che indica nuovi percorsi per una nuova e fruttuosa evangelizzazione, noi ti preghiamo. Per la nostra Chiesa di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, perché imitando l'esempio e le virtù del Beato Antonio Franco possa sperimentare la sua solerte intercessione, divenendo sacramento dell'intima unione di Dio con tutto il genere umano. Noi ti preghiamo. O Padre, accogli le nostre invocazioni e trasformale in doni della tua grazia per Cristo nostro Signore. E ora, mentre si prepara la mensa eucaristica e verranno portati i doni per il sacrificio, il coro insieme all'assemblea eseguiranno il canto di presentazione dei doni. A te offrirò la mia vita.
e canterò in eterno la tua misericordia, così l'antifona che insieme intoneremo. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore. Accogli, Signore, il sacrificio del tuo popolo e i doni che ti offriamo in ricordo del Beato Antonio Franco. All'ode della tua gloria diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Gesù Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa del Beato Antonio Franco. Con i suoi esempi la rinforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolomeo, Santa Lucia, il Beato Antonio Frango e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dono Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Vescovo Calogero, Padre e Pastore di questa Chiesa, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola di Gesù nostro Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di riconciliazione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
È il tempo dell'Eucarestia, dell'accoglienza del Signore nel dono del corpo e sangue di Cristo, mentre insieme al coro canteremo «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza», l'antifona che ci ricorda la grandezza della grazia che ci viene offerta attraverso Cristo Gesù, che si offre per noi, che dona la sua vita per noi. Per quanto riguarda l'aspetto della virtù e della santità del nostro beato Antonio Franco, rifacendoci ad alcune riflessioni proprio di Monsignor Porsi, del postulatore, egli disse che il segreto della fruttuosa e penetrante attività pastorale di Monsignor Franco risiedeva tutto e solo nella sua santità. Fu un uomo di grande preghiera, sia orale, sia mentale e contemplativa. Egli trascorreva a lungo tempo in adorazione dinanzi all'Eucaristia e nel celebrare la Santa Messa pare che talvolta andasse addirittura in estasi. Frequentemente si recava a piedi per visitare ora l'una, ora l'altra chiesa della prelatura. Monsignor Franco fu anche un grande penitente, infatti oltre ai prolungati digiuni in tempo di avvento e di quaresima, usava molte altre mortificazioni, compreso il cilizio, che è stato conservato con grande devozione e che ancora oggi è racchiuso in una cassetta con cristallo e viene richiesto dai fedeli nelle malattie per ottenerne guarigione o serenità nella sofferenza. Il beato non si dispensò mai dalle penitenze, sebbene debole di costituzione ed afflitto anche da malattie, tant'è che morì in giovane età. Fu assai parco nell'alimentazione ed era solito riposare su un semplice pagliericcio, su un nudo pavimento. Queste sue virtù ebbero modo di essere particolarmente ammirate nell'ultima sua malattia e all'occasione della morte, che lo colse assai ben disposto e bramoso di ricongiungersi col Signore, tant'è che non fece che ripetere con frequenza e con grande trasporto la frase dell'Apostolo Paolo: «Cupio dissolvi e tesse con Cristo, desidero morire per essere con Cristo». Da quasi 400 anni il nome di Monsignor Franco è legato anche a una serie innumerevoli di asseriti miracoli di guarigione, di protezione, di aiuti di ogni genere, alcuni dei quali operati in vita.
per i fedeli dell'ex prelatura di Santa Lucia, il Beato, come lo hanno chiamato da subito dopo la morte, è il protettore nato, il soccorritore in ogni angustia, il lenitore di ogni dolore. Sembra quasi che sia esistito e duri anche al presente una sorta di legame inseparabile tra il servo di Dio e il suo popolo. Infatti, il popolo è sempre stato per lui e lui stesso per il suo popolo. È il tempo della comunione, comunione con il Signore Gesù che si dona, ma comunione anche con i fratelli, perché tutti attingiamo alla presenza del Signore, tutti facciamo parte di questo unico corpo, il corpo di Cristo. Il tempo dunque anche per unirci spiritualmente e nella comunione a tutti i nostri fratelli infermi, ammalati, a coloro che da casa ci seguono, impossibilitati questa sera ad essere presenti per la malattia, per l'anzianità. In comunione con loro viviamo profondamente questo momento, questo tempo, tempo del Signore che vuole stare con noi, che si ferma con noi, tempo nostro per fermarci con Lui. Così come avete notato, la celebrazione, il momento, la seconda parte della celebrazione, il momento eucaristico, è stato continuato e presieduto dall'arcivescovo Monsignor Calogero Lapiana, perché probabilmente il cardinale, per il forte caldo che c'è in questo momento dentro la nostra basilica cattedrale, ha avuto proprio un piccolo malore, ma niente di eccezionale, quindi ha preferito lasciare continuare l'arcivescovo Lapiana.
notavamo un po' all'inizio le diverse personalità ecclesiali presenti a questa celebrazione, oltre il Cardinale Romeo, concelebrante insieme al nostro Arcivescovo, i vari Vescovi della Sicilia, dicevo il Vescovo, l'Arcivescovo Emerito Monsignor Marra, i due Vescovi ausiliari, non più, ma per tempo lo sono stati qui a Messina, Monsignor Francesco Sgalambro e Monsignor Francesco Miccichè, ma anche, ecco, altri sacerdoti, il neo cappellano della Basilica Cattedrale Don Giuseppe Laspeme, il presidente del capitolo protometropolitano della Basilica Cattedrale Monsignor Oteri, il vicario foraneo della forania di Santa Lucia del Mela Don Paolo Impalà. Non è potuto essere presente purtroppo proprio per problemi di salute il parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di Santa Lucia del Mela Monsignor Raffaele Insana. Presente anche il cancelliere della nostra curia, Monsignor Pietro Aliquo. E una cosa anche interessante, eccezionale, importante, la presenza di padre Pietro Bogdan Voicu, sacerdote ortodosso rumeno, insieme a padre Alessio Mandanichiota, anche lui greco ortodosso, ecco la comunione che davvero si allarga. A proposito delle ultime fasi tecniche che hanno portato alla proclamazione di Beato Monsignor Antonio Franco, una delle fasi più delicate è stata proprio quella della ricognizione e della verifica dell'integrità delle spoglie, che oggi possiamo osservare quasi pressoché intatte proprio sotto l'icona che è stata svelata al momento della beatificazione. E sempre in merito alla causa di beatificazione, c'è da dire che subito dopo la morte di Antonio Franco si parlò di questa richiesta caldamente auspicata e fattivamente desiderata, e diciamo che i tentativi per raggiungerla si sono ripetuti più volte nell'arco dei tre secoli trascorsi. Purtroppo però una sorta di avvenimenti storici negativi che si sono susseguiti, tra cui pestilenze, ma anche avvicendamenti di prelati, mancanza sicuramente di sostentamenti economici, disconoscenza di molte leggi canoniche, sono all'origine dell'eccessivo rallentamento e del ritardo che c'è stato. Infatti solo da circa 15 anni fa, con la costruzione proprio dell'inchiesta diocesana messinese, condotta su basi storiche e documentali, e in particolare proprio in questi ultimi mesi di approfondito studio di tutta la vicenda personale della vita e della santità del servo di Dio Antonio Franco, la prospettiva di questa tanto desiderata beatificazione è divenuta concreta. E proprio con questa celebrazione, con questo rito, diciamo che sarà posto proprio sul candelabro della Chiesa un modello di pastore che, se presenta dei lati comportamentali giudicati non più facilmente imitabili nell'odierno contesto sociale e religioso, ma tuttavia rimane un esempio eccezionale di pastore degno di stare a fianco ai grandi nomi di vescovi già esaltati dalla Chiesa, primo fra tutti proprio San Carlo Borromeo, il cardinale Borromeo, dal quale Monsignor Antonio Franco volle essere fedele imitatore nella guida del gregge della sua nobile prelatura. E un'altra piccola curiosità è che questa figura di Antonio Franco non interessa solo la chiesa dell'ex prelatura di Santa Lucia del Mela e l'intera arcidiocesi messinese, ma anche l'arcidiocesi di Napoli, che gli diede i natali, la diocesi di Aversa, nella quale fu beneficiato, quella di Madrid, dove rivestì il ruolo di cappellano reale, e infine anche la diocesi di Roma, dove per un anno, quando era ancora un giovane chierico, e per qualche mese anche da prelato eletto, diede esempi di ammirata virtù. Sono anche tanti i miracoli, ecco, di cui si riferiscono, che si riferiscono al beato Antonio Franco, sia in vita che in morte. E uno dei suoi biografi riferisce addirittura che in una delle ricognizioni del suo corpo
gli fu trovato in mano un rametto di basilico verde, fresco e profumato. Probabilmente sarà stato messo in una delle precedenti ricognizioni e lì è rimasto intatto per anni. E questo è stato qualcosa di veramente eccezionale, tanto più che uno dei nostri sacerdoti della nostra diocesi, padre Nino Fazio, nel portare a termine anche un lavoro importante, prezioso, una nuova biografia, ecco, sul beato Antonio Franco, che intitola proprio in questo, con questa espressione, come un ramoscello di basilico verde, fresco e profumato, ecco, indica proprio questa particolare realtà. I santi sono buon odore di Cristo nel mondo. Preghiamo. Fortifica, Signore, la nostra fede con questo cibo di vita eterna, perché sull'esempio del beato Antonio Franco professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prendo la parola con il cuore gonfio di emozione e di commozione. Desidero anzitutto rassicurarvi circa lo stato di salute del cardinale Angelo Amato. Sta bene, ma non si sente di concludere la celebrazione. Un evento desiderato e atteso da 4 secoli. Il giorno seguente la sua morte, avvenuta il 2 settembre 1626, Don Mario Trimarchi, affinché la memoria di tanto pastore e prelato pervenga ai posteri, ha tracciato questa breve nota su Monsignor Antonio Franco, esempio di ogni virtù, profuse da tutti il buon odore della santità. Essendo vissuto santissimamente, crediamo, passò direttamente alla beatitudine del cielo. Miei cari fratelli, questa sera Monsignor Antonio Franco ci viene proposto ufficialmente dalla Chiesa come vero uomo di Dio, modello ed esempio di vita cristiana, potente intercessore. In lui ci viene restituito quel ramoscello di basilico fresco e verde per diffondere il buon profumo di Cristo. Accogliamo con gioia dal buon Dio
il dono della beatificazione di Monsignor Antonio Franco, e lo accogliamo come chiaro segno e forte richiamo. Un segno bello e prezioso, anzitutto, del suo amore per la Chiesa ed in particolare per questa nostra Chiesa locale, che insieme alla gioia rinnova lo stupore e la preghiera. Un appello e un richiamo, poi, a conclusione dell'anno della fede, ad un'autentica e rinnovata conversione al Signore, a rivitalizzare cioè la fede, a vivere con intensità l'amicizia e la comunione con il Signore e i fratelli. Mentre lodiamo il Signore per le sue divine benedizioni, di cui ci ricolma, il nostro ringraziamento vivo e profondo va al Santo Padre Francesco, che ha posto il sigillo della sua autorità apostolica al cammino che ha portato a riconoscere la santità del Beato. Mi rivolgo a Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Amato, a lei, Eminenza Reverentissima, che a nome per l'autorità del Santo Padre, proclamando Monsignor Antonio Franco Beato, oggi ha offerto a noi e alla Chiesa la grazia di poter contemplare e seguire le virtù evangeliche e quei valori umani da lui eroicamente vissuti. Insieme a lei, Eminenza, desideriamo ringraziare quanti collaborano nel delicato delicato servizio della Congregazione per la Causa dei Santi, da lei presieduta, qui rappresentata da Monsignor Rizzotti. Eminenza Reverentissima, nel dirle grazie, desidero farmi portavoce dei miei predecessori, Monsignor Salvatore Di Franco, di Salvo, che nel 1975, quale amministratore apostolico della prelatura, richiese alla Santa Sede il nulla osta necessario per avviare il processo di beatificazione, Monsignor Ignazio Cannavò, Monsignor Giovanni Marra. Ma il grazie riconoscente e affettuoso di tutta la Chiesa di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela. Ringrazio di vero cuore Sua Eminenza Reverentissima, il Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo, e gli eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi che con la loro presenza hanno reso ancora più corale il nostro canto di lode. Sua Eccellenza Monsignor Cristina, Monsignor Pappalardo, Monsignor Muratore, Monsignor Staglianò, Monsignor Sgalambro, Monsignor Miccichè, Monsignor Cuttitta, Monsignor Marra. Un sentito ringraziamento ai sacerdoti tutti, a Padre Pietro e a Padre Alessio, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, ai consacrati, alle consacrate e a tutti voi qui presenti. Esprimo sincera gratitudine e profonda stima alle gentili autorità civili e militari e a tutti voi qui convenuti. Un grazie particolare alla comunità lucese e al suo pastore Monsignor Raffaele Insana. Da giorni ricoverato in ospedale,
non ha potuto gioire con noi in questo splendido giorno da lui tanto atteso ed invocato. Gli abbiamo procurato un televisore, sperando che abbia potuto seguirci almeno attraverso questi mezzi. Lo ricordiamo soprattutto e lo affidiamo al Signore nella preghiera, perché possa al più presto recuperare la salute. Grazie al Presidente Ragioniere Calderone e ai membri del Comitato che hanno posto in atto negli anni diverse attività per far conoscere e divulgare la figura e gli insegnamenti di Monsignor Antonio Franco. Singolare menzione merita l'ambasciatore Fulci per il grande interesse mostrato e il generoso sostegno assicurato in tutte le fasi dell'iter della beatificazione. Un caro ricordo per Monsignor Porsi, postulatore della causa, anch'egli assente per motivi di salute. Desidero esprimere gratitudine e riconoscenza ai membri della Commissione, tra quelli non ancora citati, Don Impalà, Don Turrisi, il signor Sindaco di Santa Lucia, Don Scimone, commissione presieduta dal Vicario Generale Monsignor Carmelo Lupò, che ha lavorato con vero zelo e competenza per la preparazione e la realizzazione di questo momento di grazia. Grazie ai tecnici, che hanno operato la ricognizione del corpo di Monsignor Antonio Franco, alla ditta che ha restaurato l'altare del crocifisso che ospiterà in perpetuo l'urno del corpo del Beato, ai maestri Don Frattallone e Padre Modaro per avere composto l'inno in onore del Beato e che ascolteremo a conclusione della celebrazione. Ai maestri Lombardo, Padre Lombardo, signor Cannata, il signor Benedetto e tutti i membri del coro che hanno lavorato con questo caldo estivo di agosto. Ecco. Come ben comprensibile, l'elenco di quanti meriterebbero di essere ricordati per il contributo offerto è veramente lungo. Dico grazie di vero cuore a tutti, ma in questi ultimi giorni in particolare impegnativo è stato il lavoro dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni, presieduto da Don Giuseppe Lonia, che ringrazio insieme ai suoi collaboratori per la cura delle stampe, il coinvolgimento dei mezzi della comunicazione, le riprese di questa celebrazione e quant'altro. Non posso infine non ricordare, insieme ai liturgisti e a quanti ci hanno aiutato in questa celebrazione, i seminaristi, ricordare Don Domenico Mirabile, mio segretario e cerimoniere, per la passione e il grande sacrificio di questi giorni a beneficio di tutti noi e della comunità diocesana. Grazie. E infine gratitudine esprimo per Don Giuseppe Laspeme, economo della diocesi e da qualche giorno delegato dell'arcivescovo, per la cura di questa splendida basilica cattedrale. Ecco, adesso abbiamo
Adesso vi risparmio di battere le mani perché ho finito. In questo giorno di festa e di grande gioia, invito tutti, in unione con la Beata Vergine, Santa Maria della Lettera, nostra patrona, la veloce ascoltatrice, magnificamente rivestita con questo manto in oro, invito tutti a magnificare con lei il Signore per il dono della santità di Monsignor Antonio Franco, nostro fratello, immagine viva del buon pastore e buon samaritano, genuina espressione del Dio giusto e santo, sia per tutti, in particolare per i sacerdoti e i pastori di questa Chiesa, vero modello ed esempio da imitare nella guida amorevole e generosa dei fedeli e nella promozione umana e spirituale delle comunità loro affidate. Sia benedetto il Signore nei secoli dei secoli. Abbiamo sentito in conclusione di questa celebrazione le parole di ringraziamento rivolte dall'Arcivescovo Metropolita di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, Sua Eccellenza Monsignor Calogero La Piana. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Per intercessione del Beato Antonio Franco, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Non dimenticate di ascoltare e cantare l'inno al Beato. Grazie a tutti, buona festa. Eh sì, si è conclusa così questa celebrazione eucaristica con il rito di beatificazione di Monsignor Antonio Franco e quello che stiamo per ascoltare, che canteremo insieme, proprio l'inno nuovo composto da Don Frattallone, dal Maestro Modaro, al Beato Antonio Franco. Thank you.
La santità non è una realtà che è legata al fluire del tempo, d'altronde sono passati ben 4 secoli di storia e ecco, abbiamo un nuovo beato, un nuovo esempio ancora da imitare, a cui guardare, da venerare. Ce l'ha ricordato anche il Cardinale Amato, che ha presieduto questa celebrazione anche durante la sua omelia, facendo riferimento all'eroicità delle virtù del beato Antonio Franco. Diceva, anzi, la diffusa fama di santità del nostro beato è giunta intatta e viva fino a noi. Ne sono testimonianza anche il titolo spontaneo di beato, che è stato dato nei secoli e che continua ad essere utilizzato da tutti i lucesi, che appunto la devozione popolare gli ha attribuito da sempre. Oggi Papa Francesco gli riconosce ufficialmente. Sia anche la venerazione del suo corpo in una preziosa urna di cristallo, privilegio davvero eccezionale perché riservato solo ai beati e ai santi. Il corpo del beato Antonio Franco ricordiamo che resterà nella nostra Basilica Cattedrale fino al giorno 13 settembre per poter essere venerato dai fedeli. Domenica 15 poi ci sarà una solenne celebrazione di ringraziamento che sarà presieduta dall'arcivescovo Calogero Lapiano nella concattedrale Santa Maria Assunta a Santa Lucia del Mela. Quindi con una solenne processione il corpo verrà traslato nella concattedrale, dove tornerà ad essere ricollocato proprio sotto l'altare del crocifisso che, come ha ricordato poc'anzi Monsignor Lapiana, è stato restaurato per l'occasione. E che praticamente è il luogo originario nel quale era da sempre posto ecco, il servo di Dio, oggi beato, e che quindi ritorna al suo splendore ad essere posto lì, un posto più fruibile proprio per la venerazione dei fedeli. Queste immagini in diretta dalla Basilica Cattedrale di Messina, dove si è svolto il rito di beatificazione del servo di Dio, oggi beato, Monsignor Antonio Franco, concludiamo questo nostro collegamento in diretta. Un cordiale ringraziamento anzitutto a tutto lo staff tecnico che ha curato la diretta video di questa celebrazione, alla regia di Angelo Pepe, alla direzione artistica di Antonio Tavilla, a tutta l'equipe dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali che mi ha collaborato e soprattutto all'emittente Telepace che ci ha permesso questo collegamento in diretta e alle nostre TV locali che hanno diffuso il segnale. Da Don Giuseppe Lonia e da Rachele Gerace, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata in compagnia con i programmi di Telepace.